Et velim cogites, scrive Cicerone ad Attico, e vorrei che tu pensassi, quad mihi pollicitus es, cosa che mi hai promesso, quem ad modum, in che modo, bibliotecam nobis efficere possis. Potrai allestire, efficere possis, bibliotecam, una biblioteca nobis per noi, cioè per me. Abbiamo tradotto quod con la locuzione cosa che perché è all'inizio di una frase incidentale, cosa che tu mi hai promesso, cioè come tu mi hai promesso, una frase che possiamo considerare tra parentesi perché priva di stretto nesso sintattico col resto del periodo. Quod può assumere la funzione di aggettivo interrogativo, come in questa frase tratta dall'orator di Cicerone. Queris igitur quod eloquentiae genus probem maxime. Mi chiedi dunque, queris igitur, quod genus eloquentiae, quale genere di eloquenza probem maxime io apprezzi in modo particolare, io prediliga. In questa frase quod svolge la funzione di aggettivo interrogativo, in quanto è concordato, in genere, numero e caso, con un sostantivo neutro singolare, genus, e in quanto introduce una frase interrogativa, in questo caso indiretta. Si quod est crimen, dice Giasone nella Medea, una delle tragedie composte da Seneca, meum est. Se c'è qualche colpa, si quod crimen est, meum est, è la mia. Quod svolge qui la funzione di aggettivo indefinito. È concordato con un sostantivo neutro singolare, crimen, e si trova in posizione enclitica dopo la congiunzione condizionale si, esattamente come accade all'aggettivo indefinito qui quod. Lo abbiamo tradotto con l'aggettivo indefinito qualche.